Allora, questo film l'ho chiamato La storia dell'orso perché comunque è una favola, cioè è ispirato ad un fatto reale che è questo processo all'orso M4 che è stato fatto l'anno scorso ad Asiago, che è la storia praticamente di un orso trentino, tra l'altro, che ha predato, ha ucciso più di 30 bovini sull'altopiano di Asiago. Un'associazione ha fatto un processo simbolico a quest'orso e come si faceva nel Medioevo, in realtà venivano condannati a impiccagione, rogo, esilio, proprio come fossero degli umani. È stato fatto questo processo simbolico e mi hanno chiesto di filmarlo, per cui io ho filmato questo processo come fosse un giorno in pretura, diciamo, e poi ho creato questa favola vestendo due attori da orso e facendoli vivere nel bosco in una grotta. La domanda da cui sono partito è cosa succede quando l'orso invade il territorio dell'uomo e quando l'uomo invece invade il territorio dell'orso, per cui ho unito l'orso e l'uomo praticamente. La storia dell'orso è in realtà allo stesso tempo la storia di un uomo che vive come un orso, cioè che capisce che autoesiliarsi dal mondo e iniziare a vivere come un animale allo stato brado vuol dire innanzitutto innamorarsi di quello che è la natura, di quello che è gli altri animali che ti sono attorno, innamorarsi fino in fondo, e poi scoprirete anche perché nel film, e poi allo stesso tempo vuol dire rispettare ed essere rispettati, anche essendo fuori dalla legge, quella che è la legge degli uomini, per arrivare poi alla legge che è quella della natura e scoprire in realtà qual è la legge reale, dove c'è la giustizia, dove c'è la legge. Non è assolutamente il rapporto fra uomo e orso un rapporto fra giudice e imputato, anzi, si va in una direzione che è quasi di collaborazione, ma soprattutto perché è tutto su quella sottile linea che è appunto la differenza fra legge e giustizia. Fare un processo all'orso come se fosse un essere umano, ma trattarlo da orso, cosa vuol dire? Come ci si può approcciare? Ed era questa la cosa divertente. Nel processo c'erano dei professionisti a difesa e anche contro l'orso, con periti, testimoni, e quindi era più un dibattito anche didattico, secondo me, perché sono venute fuori delle cose che probabilmente la gente non conosce, insomma. Qual è il mio rapporto con l'orso? È una domanda interessante, perché insomma io posso essere orso in tanti modi, o anche panda, comunque insomma quel tipo di fisicità, di movimento. Una cosa bellissima è stata, grazie da attore, grazie a Enrico, lavorare e studiare su quelli che sono i movimenti dell'orso, perché l'idea è che il protagonista del film avesse studiato davvero i movimenti dell'orso, quindi insomma fosse un cultore e allo stesso tempo capisse e fosse in grado di riprodurlo. Ed è molto bello perché soprattutto all'inizio della nostra storia non si capisce che dentro l'orso c'è un uomo, e quindi ho dovuto lavorare in imitazione, quindi il rapporto con l'orso è diventato molto viscerale. L'orso è un animale che mi fa molta paura, perché quattro zampe ha una sua fisicità, una sua dinamica, in piedi ne ha un'altra, quindi potenzialmente è pericoloso. Vedere questo animale pericoloso che ammazzava e come ammazzava mi ha fatto molta paura. Paradossalmente l'orso poi in realtà è spesso utilizzato anche iconograficamente come un animale buono, come un animale dolce, come un animale... E quindi è questa cosa così distopica che mi ha fatto innamorare di questo animale, che in realtà poi è tanto diverso, bruno, bianco, quindi poi quel costume pesava talmente tanto che porca miseria, cioè gli dovevo volere bene, altrimenti no.